Amici dell'Orienteering, oggi campionati italiani long, siamo a Sgonigo e Gradisca di Sonzo, terra ricca di storia ma anche di tradizione e di tecnologia industriale. Scopriamo tutto assieme. Oggi siamo con Roberto Nocera, amministratore delegato La San Marco Macchine Professionali Espresso da Caffè. Un orienteering diverso. Certo, adesso facciamo un orienteering industriale. Dove siamo? Allo start. Continuiamo con il nostro orienteering industriale. Dove siamo? Beh, siamo nella zona dove le caldaie vengono assiemate, posizionate e fissate all'interno della macchina. Una nuova punzonatura, a che punto siamo? Qui siamo in vista del traguardo. Adesso andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Cristina Kirchleckner, una vittoria difficile nonostante il pronostico fosse dalla tua parte. Difficile per me perché la testa non era proprio al posto giusto. Sì, penso che siamo anche pronti a difendere il titolo domani. Testa e gambe è un altro titolo italiano che arriva. Finalmente, aspettavo già da tanto. Avevo una fortuna, forse fare meno errori e comunque gambe girano. Quando si tratta di cose buone, anch'io divento competitivo e al caffè ci sono arrivato da solo. Allora, complimenti a Michael Mamleve e Cristina Kirchleckner da Sgonigo e Gradisca. È tutto.